Ok, non abbiamo parlato di treni in orario, quindi perfetto. No, era solo per capire. No, perché io... Eri, eccoci a Fish and Chips. Guarda un po' chi ti abbiamo portato oggi. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Beh, ti ho detto prima, anche fuori onda, che c'hai la faccia migliore adesso che non sei più assessore provinciale. Ma adesso sto bene, sono veramente rilassato, grazie. Sì, sì, no. Adesso sto bene. Come stai? Sono passati sereno, un po' di mesi. Sereno, tra l'altro ho avuto anche modo di riflettere in questo periodo. So di aver lavorato bene, di aver fatto cose importanti in un periodo molto difficile. E adesso sono tranquillo. Sono tornato a lavorare nell'azienda dove lavoravo, è una multinazionale che si occupa di intelligenza artificiale. Che lavoro fai all'interno? Senza entrare nel dettaglio. Non so. Scherzo. faccio il responsabile commerciale per Bolzano e Trento di questa multinazionale, che non cito per ovvi motivi. No, per carità. Ti manca la politica, la provincia, il consiglio provinciale? Io intanto penso, quando mandano le convocazioni per il consiglio provinciale, penso chi non c'è più magari poi gli manca. No, in realtà no. Secondo me dovevi dire, ti manca? Lui, no. Allora ti manca, se no avresti detto che cosa? No, non mi manca assolutamente. Allora, non mi manca quel tipo di politica. La politica per me è una passione e continuo a farla. L'ho fatta creando il programma di coalizione per Lives. Mi hanno chiesto di candidare come consigliere e do una mano alla Lega. Ma chi sei? Eccala! La domanda croccante di oggi, vai col vet, via col vet, come cazzo? Ma perché non hai mai pensato di candidarti sindaco tu? Perché se lo chiede la gente, no? Quindi sarebbe stupido non chiedertelo. Ma allora, un ragionamento è stato fatto, è inutile dirlo, e si è cercato di fare un po' di unione nella coalizione. Io credo che la politica sia passione e adesso non vorrei sembrare presuntuoso, sto dimostrando che non è un lavoro ma è una passione, perché mi candido come consigliere, do una mano alla coalizione e quindi non per ruoli apicali, almeno per il momento, poi si vedrà. Certo, perché la stessa domanda che uno ti pone non è un po' forse squalificante, no? Passare da vicepresidente della provincia a consigliere comunale di Lives. Beh, ogni persona eletta in qualsiasi contesto oggettivamente rappresenta dei cittadini, quindi no, squalificante no, anzi. Okay. No, poi io voglio bene al mio territorio, certo, quindi no, assolutamente no. E se noti, anche quest'anno i mieli sono fioriti, sì, grazie a lui tra l'altro, perché se non decidevano quest'anno no, niente. Passione. Ok, non abbiamo parlato di treni in orario, quindi perfetto. No, era solo per capire. Cosa rispondi a chi dice, ok, Vetturato ha perso, Vetturato e Bessone hanno perso perché hanno detto troppi pochi no alle SVOPE? Ma io rispondo semplicemente che ho ottenuto tutto quello che volevo. No. No, io rispondo semplicemente che ho ottenuto tutto quello che volevo ottenere. E quindi i no ci sono stati. Poi è chiaro, non li dicevo pubblicamente, ma le discussioni anche accese ci sono state. Basti per esempio? È vero che hai tirato uno schiaffo da casa? No, le mani addosso no, assolutamente non le hai messe. Ma no, basti pensare solo, ma faccio degli esempi, sul fatto dell'esclusione dei ragazzi nelle scuole. Cioè c'era un progetto di portare, questo da parte dell'assessore Ramoser, tutti i ragazzi che non sanno parlare tedesco nelle scuole italiane. E come è andata a finire? È andata a finire che ho vinto io. Ho chiesto un percorso ovviamente di crescita, perché è giusto valutare, perché capisco che esiste un problema sui ragazzi che hanno problemi linguistici, che hanno anche le scuole italiane, che applichiamo anche noi, ma non c'è nessuna migrazione. E questo, io ho tenuto la barra dritta e sui giornali siamo stati, più che altro per voci di corridoio che uscivano, più di una volta, ma alla fine poi l'ho portata a casa. Questo è un no che ho detto, ad esempio. Com'è il tuo rapporto con Galateo? Che in qualche modo, insomma, immagino che sia anche una trasmissione di cose, perché lui ha preso delle tue competenze. No, Marco è una persona che stimo, ci sentiamo ogni tanto, ma anche per informazioni, no? A volte mi chiede magari un'informazione, ma tu qual era il rapporto che avevi con la tal scuola, eccetera, però è un rapporto amichevole, insomma, cioè, non sto dicendo che pende dalle mie labbra, no, questo no, perché lui pensa con la sua testa, però è giusto anche confrontarsi. Bionda e di Roma. Esatto. No, è giusto confrontarsi e lo facciamo. Ma invece Bianchi, quando ha bisogno di questo tipo di informazioni, telefona a persona o telefona a te?
Oddio, non so, io adesso non... ecco, via col vento. No, non lo so, no, non lo so. Però in realtà anche con Christian ci sentiamo spesso, insomma, ci confrontiamo e si parla sia di Lives, ovviamente, sia anche delle cose che succedono in provincia. Ma secondo anche te perché a lui manca questo. Lives? Manca fare il sindaco. Ma perché è andato via? Non so, no, ma lui è lo stesso, lui dice che lui ha fatto un percorso e ha detto che comunque le radici sono ovviamente nel comune di Lives e sicuramente non le vuole staccare, non le vuole tagliare. Quindi, è giusto. Perché è vero che quando uno viene eletto comunque a uno step superiore, quindi in provincia, ovviamente c'è un articolo che dice che l'interesse è essere provinciale, però è anche vero che un occhio di riguardo lo si ha per il territorio. In cosa deve crescere Lives secondo te? Cioè, adesso entrando un po' in media stress, che ti bisogno ha questa città che non è stato fatto magari fino adesso, che non si è riusciti a fare, che visione hai tu di Lives tra 5, 10, 15 anni? Ma bisogna ripromuovere, e uso il termine ripromuovere, il senso d'appartenenza. È un senso d'appartenenza molto forte anni fa, perché comunque era una cittadina fatta di persone che nascevano, crescevano a Lives. In questi anni Lives ovviamente ha avuto anche, diciamo, dei cittadini che si sono trasferiti a Lives per abitare e questi non hanno questo senso di appartenenza, quindi bisogna lavorare per fare più forte questo senso di appartenenza. Con Furlani? Ma diciamo che io le idee ce le ho chiare, poi adesso su questo voglio dire. Scelta, voglio dire, non è che lo dico io. Sì, no. Ma io penso semplicemente facendo attività di coinvolgimento. Io l'ho visto, purtroppo l'abbiamo visto tutti durante la pandemia, che eravamo isolati. E uno strumento che io avevo era la cultura, che è uno strumento per far socializzare. Sì. Quindi fare eventi, portare le persone a frequentarsi e a confrontarsi, e questo è un senso d'appartenenza. Guardate, io come assessore provinciale ho fatto ovviamente gli interessi di tutta la provincia, ma ho sempre avuto un occhio di riguardo su Lives. Le associazioni culturali, ma anche sportive, che non erano la mia delega, gli abbiamo dato una mano proprio per cercare di fare questo senso di appartenenza, di coesione. Associazioni che hanno sofferto come tutti durante la pandemia perché non potevano fare attività, ma nessuna associazione ha chiuso i battenti. E questo è un grande risultato per sottoscritto. E avete pagato la pandemia un po'? Tutti voi della giunta un pochino? Tutti quelli che hanno governato hanno pagato la pandemia, anche perché non c'erano scelte. Ci sono state delle scelte che col senno di poi sono state sbagliate, questo è inevitabile. Però chi era preparato alla pandemia? Nessuno. Cioè io mi ricordo era il 10-11 marzo del 2019 dove è arrivato il primo caso di Covid qui in Alto Adige. E come si fa? Si fa l'isolamento, si chiudono le scuole. Poi col senno di poi avremmo potuto, ma poi c'erano anche delle scelte governative e dei diktat governativi da parte del Ministro della Sanità. Avremmo potuto chiudere tutto per 2 settimane e lo sconfiggevamo probabilmente, no? Avremmo potuto dare l'obbligo subito delle mascherine, sinceramente, dare la possibilità alle persone comunque di frequentarsi come abbiamo poi fatto alla fine, però ovviamente non si sapeva. È vero che noi siamo autonomi, ma molte linee guida erano date dal Ministero della Salute e queste erano obbligatorie a mantenere. Bastava abbracciare un cinese. Esatto. Questa l'ho già sentita, peraltro. cosa deve essere il sindaco di Lives o la sindaca di Lives per essere davvero il primo cittadino che tutti vorrebbero? Allora, io penso che i sindaci... Allora, chi si candida a sindaco ovviamente è una persona che deve essere molto disponibile ed è molto disponibile al confronto con i cittadini, perché è poi il portavoce della comunità, deve avere delle idee molto chiare, deve poterle comunicare, ma soprattutto deve avere un affronto. Il sindaco, purtroppo uso un brutto termine, è un po' il parafulmine della comunità, perché molto spesso io parlo con i sindaci dove sono i cittadini, li vanno a citofonare anche a casa, perché devono dire il problema. Non benissimo, però. Non è andata benissimo lì, ma perché temo che fosse una lamentela più che una critica costruttiva. Ecco. Parafulmine. Ecco. Basta lì. Quindi questo deve essere un sindaco, ma questo deve essere anche un consigliere, perché comunque il sindaco è un consigliere e tutti i consiglieri di maggioranza o di minoranza rappresentano una comunità. Com'è il Livesop? Perché comunque non è il Bolzanino, no? È un elettore che si sente più di paese, ma non è un paese, è una città, ma non è un capoluogo. Quindi come si prende un po' l'elettore di Lives? Beh, insomma, secondo me con
con il confronto e col cuore, nel senso che molto spesso il live esotto comunque si orienta sulla persona, non tanto magari sui simboli eccetera, quindi dà fiducia alla persona. L'elettore, secondo me, ma in generale, lo si prende con programmi chiari e soprattutto con i fatti. Cioè io sono una persona molto pragmatica, tendo sempre a parlare delle cose che ho fatto e di quelle che vorrei fare, però non è che ho il libro dei sogni, cioè io ti dico questa sì, questa no. Io sono noto perché molte persone sono venute a trovarmi in ufficio quando ero in provincia, mi dicevano, ma mi hai detto di no, e ti ho detto di no perché non riesco a fartelo. Cioè io posso prometterti che mi impegno, ma non ti posso promettere il risultato. Ecco, questo deve essere chiaro. Com'è andata quello nel rapporto con i tecnici? No, perché sai che si dice molto: un politico non è un tecnico non è un politico, ale. Ma bisogna fare. Però bisogna fare chiarezza. Nel senso che il politico deve dare le linee guida. Nel senso che io voglio fare una strada, ok? Vado dai tecnici e dico: questa strada di collegamento va fatta. Chi scrive le delibere ovviamente è il tecnico, io non ho un linguaggio amministrativo. È chiaro che poi il politico poi va a firmare la delibera ovviamente e quindi la va anche a controllare, quindi c'è un giusto compromesso tra politica e sempre la politica deve essere sia tecnica che politica. Sì e no, dipende dai punti di vista, nel senso che come ho detto, molte delibere, ovviamente quelle che facevo io provinciali o come assessore comunale a Lives, ovviamente non le scrivevo io, però le linee guida, l'idea chiara, la visione, e quella è politica, non è il tecnico che ha la visione, però il tecnico deve farlo. È sempre stato così, nel senso, nel momento in cui la vostra candidata sindaco dice la nuova politica è qualcuno che sappia attorniarsi di competenze eccetera, parlando di preistoria, in realtà no, perché la politica sempre... Ma secondo me, allora, io ho letto quello che ha dichiarato ed è stato anche un po' frainteso, perché oggettivamente Claudia ha detto fondamentalmente quello che dicevo io, probabilmente si è espressa male, nel senso che lei dà le linee guida, il tecnico ovviamente deve applicarle. Esempio, ma veramente stupido, se Vettorato volesse fare i semafori di color rosa, ok? Il tecnico giallo, viola, sì, ok? Sì. Il tecnico cosa mi dice? Guarda, il codice della strada non lo prevede, oppure sì, lo prevede, gli facciamo e si attiva per fargli viola, non rosa, dai, viola. Ok, questo è l'obiettivo. Quindi Claudia diceva semplicemente: io do le linee guida, i tecnici ovviamente poi le realizzeranno con la supervisione politica. Come 20 anni fa, cioè non è che era diverso 20 anni fa. È cambiato un po' il mondo, però sì, quindi, adesso io. Quindi tu, se ho capito bene, sei a favore o sei contro una questione del tipo. Un consiglio comunale, una giunta comunale dovrebbe essere costituita secondo competenze, cioè l'assessore allo sport dovrebbe essere o uno sportivo, vero, o uno che di sport ci macina tutti i giorni perché sa quali sono le esigenze. O una persona che frequenta le associazioni sportive, anche da direttore magari, quindi conosce la realtà. Tu sei a favore di questo contesto dove portando avanti per competenze dovrebbe essere migliore? Beh, diciamo che se una delle competenze sì. Poi però ci sono dei casi dove magari ho visto in altre realtà dove magari la competenza non c'è, ovviamente, e allora ci si avvale anche di collaboratori esterni, di idee. Questo è lecito. Non è più facile in una giunta come la, perché per esempio voi avete avuto anche quando c'eri tu vice Domini, poi è andato anche avanti, quindi il tecnico c'era già. È più facile in una comunità magari un po' più piccola rispetto a Bolzano, la provincia, coinvolgere anche delle personalità tecniche all'interno di quello che è un organo politico come la giunta comunale? Sì, allora a livello provinciale no. No, a livello provinciale è un po' complicato. Ma anche per, fondamentalmente un po' per legge quasi, perché non ci sono gli assessori esterni, o meglio, ci possono essere se votati dalla totalità del gruppo di appartenenza dell'assessore tecnico, quindi praticamente impossibile. Ecco, questa è la verità, perché basta una opposizione che vota contro e non va. E a livello locale quello sì, ma non è sbagliato, cioè attenzione, perché è chiaro che quando un sindaco vince, c'è una coalizione che vince le elezioni, guardano un po' le competenze
le curvature anche delle persone che possono andare in giunta, poi poi il sindaco o la coalizione può anche decidere di dare un assessorato esterno. L'esempio della Vici Domi, semplicemente era una commercialista e per il bilancio era la persona adatta, anche perché oggettivamente poi noi avevamo, era il primo mandato quel nostro, quindi insomma no, quello no, il bilancio sapevamo fare, però è chiaro che se uno vuole lavorare, bastarda questa però non è vera no, il bilancio si sapeva fare, e tra l'altro il mandato del Bianchi bis ovviamente la delega l'ha tenuta Bianchi, quindi il bilancio sapevamo fare, però siamo entrati in un posto nuovo, ovviamente bisogna gestirlo, abbiamo pensato di gestirlo con dei professionisti. Era più piena la tua agenda quando eri assessore provinciale o adesso? No, quando ero assessore provinciale, era veramente, veramente piena. Io iniziavo. Com'è la vita dell'assessore provinciale? Cioè, non la vita politica, ma proprio la vita di tutti i giorni, cioè impegni, ritmi, allora, richieste. C'è da fare una premessa, ovviamente. Ci sono lavori molto, molto, molto duri, e questo va detto, questo, no? Diciamo. L'ho già letto, questa è la premessa. La premessa è doverosa, certo, da fare. Okay. Che c'è una serie di attività, dalla normale amministrazione che bisogna mandare avanti in base alle deleghe, a ricevere i cittadini, a sviluppare dei progetti. E quindi io lavoravo sulle 13-14 ore al giorno, però era, e questo è stato forse un po' un errore, ogni tanto bisognava fermarsi, un errore mio del sottoscritto, quindi fermarsi a ragionare, cosa che ho potuto fare adesso che sono sceso un po' dalla giostra. Cosa hai ragionato? Che molto spesso si è su una ruota e si corre un po' come i criceti, però in realtà il mondo è molto diverso. Si deve uscire un attimo dalla politica per capire che in politica ci sono delle dinamiche, ma in realtà la vita reale molto spesso non ti chiede queste dinamiche. Sono delle dinamiche, io vedo anche dei botta e risposta che ci sono tra i vari candidati o tra i vari politici. Sì, le capiscono i tecnici, poi magari il cittadino. No, certo. Al cittadino interessa. Invece che sei nella ruota, giri, sì, ma in realtà uscendo un attimo ti accorgi che si poteva gestire meglio a livello personale, di vita. Io assolutamente sì, cioè parlo per me, sì, assolutamente sì. E nel rapporto con le persone? Vi ho intristito? Sì, un po'. Non so perché. Pensavo di farlo anche noi. No, è una merda. Io, zero. No. Nel rapporto con le persone è un po' cambiato, nel senso, è brutto da dire, però in realtà, quando tu sei vicepresidente, sei una persona potente, quindi magari qualcuno ti si avvicina, o anche chi ti conosceva prima magari cambia un po' il rapporto, nel momento in cui non lo sei più, non hai più quel ruolo lì, e quindi spesso anche i politici, anche nel rapporto umano, vengono pesati da alcune persone, come sei vincente, se vinci sei figo, quando perdi. Io cambiavo strada, saluti prima con lui, cambio strada. Saluti a Bette e tanti saluti. C'è stato questo tipo di rapporto. Quanto è difficile, non tanto questo perché ci sarà stato sicuramente, ma quanto è difficile poi capirlo, comprenderlo, metabolizzarlo e dire vabbè. Allora, premesso che a me quando le persone mi chiamavano "Ehi vicepresidente", è una battuta di "Ehi onorevole", ok? Io ho sempre detto "Mi chiamo Giuliano", perché a me i titoli proprio non piacciono, perché ho... Però sapevi dove andare in bagno. sì, non mi facevo accompagnare, mettiamola così. Non mi facevo accompagnare. È chiaro che le cose poi cambiano subito, no? E quindi, ma fa parte della natura delle cose. Prima è l'associazione di categoria che ti contatta, ti invita a tutti gli eventi, poi magari ovviamente arriva sempre l'invito da amico, non... Però oggettivamente, devo essere sincero, io alle varie manifestazioni, alle varie cerimonie, dove anche comunque l'invito non mi arriva, io mi presento lo stesso, ma non per rompere le scatole. No, ma non per imbucarmi, no, per carità. Ma perché ti mancano? No, in realtà no, perché prima ci andavo. Sabato vai alla Landes dell'SOP? No. No, quello no, ormai. Ormai non c'entro più. No, però ad esempio, 25 aprile, sì, primo maggio, io sono delle cerimonie che sono andato, e perché andavo prima, non per dovere istituzionale, ma per dovere civico e morale di cittadino, e ci sono andato anche adesso. Sì. Per dire. Non tutti vanno. Questo, vabbè. In ferie. L'unica giornata di sole. C'è chi era il tempo libero in ferie. Questo, però ecco, sulle fiere tempo libero non lo so, però su chi era in ferie devo anche ammettere, perché bisogna essere anche corretti, a me piace essere corretto, che da sindaco era sempre stato presente.
No, no, ma io è sempre andato. No, no, lo dico. No, lo so. Voglio vedere la scheda della giornata. Non difendo ovviamente nessuno, però oggettivamente è sempre stato presente. No, poi va detto che non è che la libertà la esprimi solo andando lì. No, assolutamente, assolutamente. Però ecco, per quanto riguarda invece le associazioni di categoria, beh, io ogni tanto mi contattano e ho ancora dei rapporti, perché comunque ci frequentiamo perché è utile avere anche degli scambi di informazioni che si possono poi utilizzare anche come ricaduta sul territorio. Lo sanno che non sei più vicepresidente. No, non lo sanno. Temo. Associazione di categoria. Ma sai, non avendo mai usato il titolo, probabilmente. Non gliel'ho mai detto. Gli amici sono rimasti? Sì. Quelli sì, che sì. Hai fatto durante il percorso? No, quelli sì, storici, quelli sì. Ovviamente. No, perché quelli storici sì, ovviamente sono rimasti. Vai ancora a mangiare la pizza con Arno. Guarda, no, abbiamo lavorato e non siamo amici, ma abbiamo lavorato. Ecco, questo sì, abbiamo collaborato. Non potremmo mai essere amici. Però, no, non sono io, sei tu. No, però abbiamo lavorato con, e questo ci va, credo, riconosciuto, sempre con la massima trasparenza e correttezza l'uno nei confronti dell'altro. Quindi questo va detto. Ho conosciuto tante persone che ogni tanto ci scriviamo, ci telefoniamo, e quindi bene. Come va in Lega? Chi? In che senso? Non so, nel senso, comunque è un partito abbastanza aperto agli spifferi, no? Sai, quelli che ce l'hanno duro. Questo... Ma sì. No, beh, aperto agli spifferi, non so, io ho sempre fatto la mia attività politica all'interno della Lega e non ho mai badato ovviamente a commenti, non commenti, eccetera. Le mie idee le ho sempre dette all'interno delle sezioni, quindi negli organi preposti. Cioè, mi stai dicendo che basta. Può esistere una Lega senza Gazzini? Ma allora, io dico solo una cosa. Gazzo! No, non può esistere una Lega. L'aveva promesso, secondo me. Non può esistere una Lega senza Zenurini, secondo me. Secondo me gliel'aveva promessa. Sulla baracca lì dentro. Ma ecco, vedi, Paolo è una persona che io ho votato come segretario e l'ho votato convintamente, per una persona che sa unire e non dividere. Allora, però finalmente un tech, nel senso, finalmente va a guidare il partito in quel senso lì, uno che ha fatto la gavetta dentro il partito e ha fatto la struttura, cioè non è che arriva dalla politica, da una carica politica e va a fare il coordinatore. No, anzi, ha sempre rifiutato, devo essere onesto, perché gli è stato chiesto più di una volta, ha sempre rifiutato di candidarsi, di avere ruoli politici di facciata, mettiamola così. Lui è una persona, non lo chiamerei tecnico, perché è vero che ha una mentalità tecnica, ma è un filosofo, peraltro. Nella formazione che ha avuto all'interno del partito, conosce come funziona. Sì. Lui è una persona che riesce, con la quale ho discusso anche parecchio, peraltro, quindi non è che... Però è una persona che si fa sempre sintesi con lui, e quindi l'ho votato convintamente. Vannacci ti piace? Vannacci è un generale. No, è una persona che ovviamente ha un certo tipo di attenzione, è attenzionato nel bene o nel male. Ma pure lui. Nel bene o nel male, e che a mio avviso comunque potrà essere quel valore aggiunto per darci qualcosa in più, quell'esperienza in più. Perché andate sempre a cercare fuori? E Vannacci, c'è tutta gente che non era del partito che arriva a fare candidato di più. Ma perché il progetto è quello di aprire un po' le vedute, questa è la verità. Con Gian Vannacci aprite le vedute? Ma anche lì, allora, io ho visto anche alcune dichiarazioni che sono state, secondo me, malinterpretate, non dico strumentalizzate, dico malinterpretate. Ad esempio, sul tutto il discorso della disabilità, non ha parlato di classi differenziate, ha parlato di strumenti che possano dare una mano a questi ragazzi. Perché se io dico classi differenziate, allora è un concetto che anche a me non piace, visto che ho lavorato molto per l'inclusione. Però sta parlando di una realtà che forse noi in Alto Adige non riusciamo a capire, perché in Alto Adige parte lo scuola bus che non passa ultimamente per non rinnovo il contratto, ma lì non sono in giunta io, a parte questa, passatemi la battuta. È più mobilità che scuola. È più mobilità, peraltro. Qui in Alto Adige c'è ancora tanto da fare, questo va detto, ma si sta facendo anche tanto. Nel resto d'Italia oggettivamente non lo so. Basti pensare che l'Alto Adige ha due figure per l'assistenza ai ragazzi diversamente abili. La prima è l'insegnante di sostegno, e poi dopo c'è il collaboratore di inclusione. Che differenza c'è tra le due? L'insegnante di sostegno è un insegnante, un docente che studia e applica ovviamente delle tecniche per cercare di aiutare i ragazzi nell'apprendimento. Il collaboratore di integrazione è quella figura che all'interno dell'organigramma comunque scolastico che accompagna e che dà una mano a
non mi piace anche chiamare disabili, ragazzi speciali, mettiamola così, no? Ah, quindi di chi ha bisogno, esatto. E quindi e questa è una figura che comunque a livello nazionale non c'è. Non dappertutto, mettiamola così, io non ho proprio notizia che non ci sia, però no, ecco, però qui da, noi basti pensare che io nel mio mandato ho assunto circa 70 docenti, o meglio 70 collaboratori all'integrazione e anche docenti di sostegno, proprio perché si fa questo. Su Lives, quando facevo l'assessore allo sport, ad esempio, avevo chiesto alle associazioni sportive, che già facevano peraltro, di includere il più possibile. È chiaro che se uno include ragazzi e ragazze con alcune problematiche, secondo me deve essere anche aiutato poi economicamente. Ti sei divertito più l'assessore di Lives o l'assessore provinciale? Ma ce lo dice dopo la pubblicità. Le notizie viaggiano velocissime, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Ma come fare per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che accade intorno a noi? Oggi, comodamente dal tuo smartphone, puoi iscriverti al canale Telegram di BZ News 24 per rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie in tempo reale. BZ News 24, un altro modo per starti vicino. Dicevo, Svezia, ti sei divertito di più da assessore di Lives o da assessore provinciale? Sono ruoli sicuramente diversi. Sì, questo è questo, diciamo che mi sono divertito, ma in tutti e due i ruoli, devo essere sincero. Ci sono state cose che mi hanno emozionato, che mi hanno fatto veramente piacere, perché lo stipendio fatto... tipo anche, anche che poi vabbè come poi vabbè no assolutamente assolutamente importante, non che dici, è no. Anche relativo. Mi sono successe tanti avvenimenti, tante attività che ho fatto che mi hanno emozionato da tutte e due le parti, quindi mi sono divertito sempre. Va bene. Senti, c'è un po' di polemica a Lives per la mancata partecipazione di Furlani a un dibattito aperto, insomma, con la... Ma fate i cazzi tuoi, ma perché devi tirare fuori queste robe? Perché lei, lui appunto. Noi finché non possiamo avere qua Furlani, se vuole venire può venire, ma mi sembra... Vieni, Claudia! Mi sembra che non la espongano molto l'intervista. Non c'è nel dibattito pubblico, quindi si è detto perché non va, la coalizione, tra cui anche il vostro capogruppo, ha deciso di non farlo. È un'occasione persa o era l'occasione sbagliata? Ma adesso io di questa tematica ovviamente non ho parlato con Claudia, e avrà fatto le sue scelte, le sue valutazioni ovviamente. So che Claudia parteciperà comunque a dei dibattiti e dei confronti, mi hanno detto, con alcuni organi di stampa, questo sì. Probabilmente non era l'occasione giusta adesso, però dovreste chiederlo a lei, insomma. Ti piacciono i dibattiti? Sì. Quando li fatti, sì? Sì, sì, sì. Perché? Sì. Beh, insomma, a parte perché ci si diverte, ovviamente. No, ma ci si diverte perché comunque è un'occasione di confronto, sai. Questo sì, è di confronto con gli altri candidati che sono seduti vicino a noi, e poi insomma io mi sono sempre divertito. Cerchio. No, io sono veramente divertito, guarda. Ok. Che futuro vedi per questa amministrazione provinciale, visto che adesso non ci sei più? Devo essere sincero? Pochi numeri. Beh, è un percorso in salita, questo sì. Questo è salita. Ma io ovviamente le informazioni le ho perché mi confronto anche con i miei colleghi di partito e che seguono. Immagino, anche con gli altri partiti sentirai. Sì, ma le amicizie rimangono, eccetera. È chiaro che è una maggioranza risicata, per cui insomma il lavoro che stanno facendo i nostri assessori italiani in provincia sarà un po' più in salita, questo sì. Però insomma sono anche fiducioso che i risultati li porteranno avanti. Tiene. Per questo non ho la sfera di cristallo, ma credo di sì. E il fatto che la SVP debba in qualche modo cedere a non avere più una maggioranza controllabile all'interno della provincia creerà molti problemi a loro, oppure continueranno ad andare avanti con un certo tipo di atteggiamento? No, tu hai lavorato con le SVP più di me. No, era la risposta. Magari. Ma sì, ma questo è il... È il risultato della democrazia, cioè i cittadini sono espressi e siccome è un valore aggiunto, perché quando comunque un movimento politico in generale ha il monopolio, ovviamente diciamo è un po' più difficile ovviamente cercare di ottenere cose che vanno fuori dagli schemi. È chiaro che
molti mi hanno fatto, diciamo, un'osservazione una volta, un vostro collega, un tuo collega. Sì. No, tuo collega. No, okay. Mi ha detto, ma è difficile poter battere i pugni quando non ci sono i numeri, perché ovviamente noi in tutta eravamo in due e loro erano in sette, eccetera. Beh, io ho sempre detto che i voti, innanzitutto si pesano, non si contano, prima cosa. No, beh, io ho sempre ottenuto tutto primo quello che volevo. Il capitolo del per guarda. Sì, sì. Ok. E adesso mi hai distratto. No, eri il tuo collega. Vabbè, il tuo collega. Ma io gli ho risposto semplicemente, ma poi sulla logica dei numeri, l'importante è se si è abbastanza intelligenti, la politica è anche questo, non ci si arriva mai. D'accordo, trovi prima di andare a votare. E quindi oggettivamente... Quindi mi stai dicendo che siete tutti d'accordo. Non ho detto questo. Anzi, questa perché c'erano delle... No, no, anzi guarda, io poi temo e si sapeva in giro che non ero proprio il più ben visto all'interno della giunta io. Ma per ovvi motivi, perché poi io mi impuntavo sulle cose. Poi cioè, che senso? Io ero un po' il bastian contrario. Diciamo che non era tale luce vino. Voleva si trovassero. Tanto sapevo la strada io. Senti, chi vince le elezioni a Lives? Non lo so. Non lo so. Questo nessuno sa. A me tanti anni fa hanno fatto questa domanda. Non lo so. Che mi è stato detto, dovevi dire noi. Sì, ma sapevo che non avevi. No, non lo so. No, non lo so. Sarà una partita aperta. Credo che il centrodestra sia favorito. Questo sì, credo di sì. Ma proprio per anche un discorso di continuità. Prima io ero in provincia e poi avevamo un'amministrazione comunale qui a Lives. Adesso ovviamente abbiamo la possibilità di avere ancora un'amministrazione comunale dello stesso colore del contatto in provincia e i risultati si possono ottenere. Conta questo? Avere un orientamento simile? Perché spesso ma non è, c'è stati tanti anni in cui la vostra coalizione era diversa da quella della provincia, perché in provincia c'era il PD e non voi. E infatti cosa ha ottenuto Lives? No, solo per capire. Cioè, dico stesso, a Live sì. Sì, quando c'era il PD. A Live sì. E cosa abbiamo ottenuto? Non lo so, dimmelo tu. Sei tu candidato. Ma non so, guarda, non dovresti chiederlo a me, ma dovresti chiederlo alle associazioni. Che momento coccato. No, dovresti chiederlo alle associazioni. Io semplicemente gli investimenti che sono arrivati dalla provincia sono arrivati in questo mandato 2018-2023-2024. Quindi è vero che prima non può esistere una provincia senza di te. No, questo non è. Però un assessore di Live c'era anche allora. Ho capito, però l'amministrazione è un altro colore, forse non ho capito perché a volte, premesso che ci vuole poi anche dell'onestà intellettuale, nel senso che è chiaro che se c'è il sindaco di Bolzano più di una volta che non è del mio colore politico è venuto a chiedermi una cosa, ma per il bene dei cittadini l'ho fatto. E tra le altre cose lui è stato onestamente, intellettualmente onesto di ringraziarmi anche sul giornale e dichiararlo tranquillamente. Quindi quando ancora non doveva chiamare Gennacchero. Ma questo quindi è chiaro che cioè se c'è un rapporto di collaborazione non si fa ovviamente per i cittadini. È anche vero che però se ci si conosce e se la persona che è in provincia comunque è stata mandata in provincia proprio in collaborazione, sto parlando del sottoscritto quando sono andato in provincia, che c'era un accordo di coalizione, è chiaro che poi delle attenzioni ci sono, è più semplice. No, chiaro, vi conoscete anche meglio, no? Guarda, basta pensare solo semplicemente agli interventi sulla mobilità che sono stati fatti per San Giacomo. Sì. La stazione dei treni, ad esempio, è un lavoro che ha fatto all'epoca il vice ministro delle infrastrutture Morelli, che è un amico, e poi portato avanti da Matteo Salvini, ha dato i finanziamenti e la portiamo a casa. E secondo me questo qua è un aiuto per tutta la Bassa Tesina, non solo per gli abitanti di San Giacomo. Basta vedere il cadenzamento, però, perché la stazione di Casanova doveva esserlo, ma poi alla fine non è che lì è un problema di mobilità, non do la colpa all'assessore della mobilità provinciale, proprio sulle tratte. Quando sarà poi pronta la stazione capiremo anche i passaggi, perché ovviamente spostare o far passare più treni, questo mi spiegavano non tecnici. È facile, i tecnici, in questo caso è proprio un incastro, un puzzle. Basti pensare alla scuola di San Giacomo, il polo scolastico, che pochi sanno, metà è di proprietà del comune di Bolzano, metà è di Lives. E già lì nasce un po' una problematica. Però il sottoscritto ha messo a sedere i due sindaci, tra virgolette, allo stesso tavolo, e oltretutto la provincia è intervenuta modificando una legge, ha fatto modificare una legge e finanziando il 50% dell'opera. Quindi è chiaro che avere un rapporto tra l'amministrazione di Lives e quella provinciale, questo aiuta. Modifica. È tanto ecco perché bisognerà
votarmi. Dai, era, dovevo dirla, cioè eravamo troppo seri. Allora facciamola così, più è tanto forte della delusione quando perdi un'elezione, cioè come si metabolizza? Ma io devo essere sincero, ma questa è... Adesso non sta a dirmi che subito sei contento, perché non è vero. No, non ho capito cosa è successo, perché molte sono state le persone che mi avrebbero garantito, che mi avrebbero votato. Poi incontro per strada ancora tuttora, mi dicono: ma io ti ho votato, se faccio la somma avrei avuto 100.000 preferenze, però vabbè, uguale. Repubblica. Ma no, si fa un'analisi, perché poi sai, i risultati poi non è colpa di... Cioè, no, io non do la colpa ai cittadini, ovviamente. Probabilmente non sono stato capito e avrei dovuto comunicare di più. Questo sicuramente va detto. E quindi era di spin doctor, prendine uno. Però dico, no, proprio no, non è una delusione. Come la gestisci, no? Perché comunque le sconfitte fanno parte di chiunque noi. Ma certo, se uno fa una gara, c'è uno che vince, c'è uno che arriva secondo, per forza di cosa. Si dice abbastanza spesso sulle elezioni, però. Però è così. Se uno vince, c'è uno che... Formulo io la domanda del collega: dopo quanti giorni smette di bruciare il culo? No. Ma no, non mi ha bruciato il culo. Si può dire culo? Sì, puoi dire sedere. Il culo lo posso dire io. Ok. Non mi ha bruciato il deretano, perché si faccio anche quello colto. Sono anche di destra, quindi... Però non è facile dover andare a spiegare, perché allora spesso ti dico quello che accade dall'altra parte, no? I giornalisti spesso dicono: ah, tanto chi perde non si fa vedere, ed è vero, spesso chi perde io si sono fa sempre... vedere, no, parlo in livello generale adesso, c'è anche da dire che non è proprio semplicissimo poi quando perdi uscire subito, spiegare, dire, a volte ci vuole anche un po' di tempo per capire che cosa vuoi dire, che cosa è successo, riflettere, no? Bisogna riflettere su quello che è successo, questo è vero. Io devo essere sincero, non è che si sia proprio rimasto male, perché l'ho detto prima, ma poi io le cose le ho fatte con passione e so di aver fatto bene, e quindi io ho la coscienza pulita e quindi sono sereno. Non sono stato capito perché non mi sono riuscito a spiegare. Probabile. Vabbè, amen. No, sì, certo. Amen. No, figurati. No, però devo essere sincero, pomate non ne usate. No. Ok. Va bene così. Dai, tecnica, volevo dire anche la marca, ma diventa un casino. Però per dice: allora la conosci la pomata? Beh, Grillo parlava di Manox. Vabbè. C'è qualche posto della provincia che hai scoperto facendo il vicepresidente che non conoscevi ed è particolarmente... Non i bagni. No. Perché poi non è che... Cioè, il vostro... Dei palazzi o un giro? No, solo per capire, ragazzi. Non c'è intesa come territorio, l'Alto Adige, come territorio. Perché poi una cosa bella è che girate tantissimo rispetto alla questione comunale, no? E magari vedi dei posti che non conoscevi. C'è un posto che conoscevo sulla cartina, non sono mai andato, che è Favogna. Sì, che è bellissimo. Sopranana. Favogna? Favogna. Ah, ho capito, Fuiana. Ok, Favogna, sì. Che è bellissimo quel posto lì, a me mi ha molto emozionato, e anzi lo consiglio per andare a fare delle passeggiate se uno ha il cane. È bello perché si incontrano poche persone, è bellissimo. Ma ed il è una cosa che... più bello che hai in questi anni? Raccontabile, intendo. Fai del bene, dimenticatene. No, c'è un ricordo bello. Lo racconto perché me l'hanno strappato, sempre un tuo collega, me l'ha strappato dai denti, eccetera. No, c'è stata una ragazza che è stata vittima di bullismo, che aveva abbandonato la scuola. Sì. Dirigenti e non dirigenti, i docenti si erano attivati, ma la ragazza non voleva andare perché... E lì mi sono reso disponibile, tutte le mattine andavo a prenderla, la portavo a scuola per due settimane. Con un patto, stava dentro prima un'ora, poi due ore, poi tre ore, eccetera. Ora questa ragazza questo l'ho fatto per un paio di settimane. Lei all'epoca aveva 16 anni. Questa ragazza è a capo del governo. Non proprio adolescente. Un po' più che tra l'altro non è sbagliato per il nome, ma non il cognome. Non dico niente. No, E la cosa che mi ha fatto piacere è che questa ragazza poi si è diplomata, ha finito tutto il percorso scolastico, che poi ho anche rivisto, eccetera, ma mi è piaciuto il sorriso che mi ha fatto quando l'ho rivista, ma poco tempo fa, e mi ha detto grazie. Questa è una cosa che mi ha emozionato, bello, un bel ricordo. Bravo, bello. È la più grande figura di me. Dopo, oddio, prima, quando non l'ho riconosciuta per strada. No. Prima no. Del tutto, Che mona. No, non me ne ricordo. Ma qualcuna sarà anche successo. Ma non mi ricordo. Ma guarda, andiamo avanti. Se mi viene in mente giù, vi fermo.
La persona che ti sta più sulle palle nel panorama politico? Ah. Ti era già stato chiesto in un'intervista, mi ricordo, ma magari hai cambiato idea. No, ma io... Ma c'è gente che continua a dire, ma te sei troppo buono per non dare mai giudizi negativi, ma fa parte del mio essere, quindi non... Come 5 Stelle? Sì. No, ecco, ok. Li abbiamo trovati. No, a me non piacciono le persone non corrette che fanno delle speculazioni. E a proposito di 5 Stelle, qualcuno le ha fatte, mettiamola così. Pure giornalisti. Ma è il vostro lavoro, ci sta, bisogna fare le tirature, a volte bisogna, quindi il loro lavoro, quindi non entra. È cambiato il rapporto dei media con te quando sei diventato vicepresidente? Per comunque no. Figurati, dai. No, beh, no, adesso chiaro, adesso sono fuori dai giochi. Sono molto quindi più aggressivi i media quando hai un certo ruolo, no? Ma io, cioè, premesso che credo sia risaputo nell'ambiente che io non ho mai criticato un articolo scritto su di me, mai commentato, eccetera. Quindi non... È chiaro che quando tu fai delle cose da vicepresidente ti esponi a letture, notizie, sì, certo, tecnici, no? Certo. È molto più difficile. Ma adesso non ho ancora avuto occasione, nel senso che per la campagna elettorale sto facendo qualche comunicato, qualche intervista, ma non ho avuto ancora occasione di farla. Vicepresidente, beh, diciamo che molte volte sono successe delle cose che oggettivamente io non ho mai criticato, però sono state date delle chiavi di lettura che forse c'è stato qualche giornalista che nel riportare, nel fare cronaca, ci ha messo anche la sua idea, dicendo, secondo me tu la pensavi così. No, io non la pensavo così. Hai interpretato la tua idea. Sì, sì. Ok, ok. Vai, però, ho capito. Vabbè, succede. Per fare il politico serve più cuore o più palle? Tutte e due. Sei cuore, puoi candidarti. Poi dopodiché devi avere le palle per dimostrare. E cosa succede se non le hai? O se scopri in corsa di non averle? Beh, questo se ne accorge la cittadinanza, se non ce l'hai. Ci vuole cuore e palle, tutte e due, perché a volte bisogna avere il coraggio di tenere la barra dritta. E a me sono successe situazioni dove oggettivamente sono stato anche attaccato personalmente, ma ho tenuto la barra dritta perché era giusto farlo. Però se non c'è il cuore, non ti candidi nemmeno. È più difficile fare l'esordiente. Ci abbracciamo? No, solo per capire, perché vi vedo, non lo so. È più difficile esordire, diciamo, in un organo così delicato come una provincia con un ruolo di amministrazione rispetto a entrarci come opposizione. Cioè, certo, vai in opposizione, vai, chiedi la luna e non devi portarla. Okay. Però tu non l'hai fatto questo. Cioè, non è Galateo che vogliamo, ha fatto per un anno di opposizione, ha capito come girava, eccetera. Tu pronti via, preso da Ives, Palazzo Widman. È stato tanto difficile per sottoscritto, ovviamente, iniziare, anche perché, attenzione, cioè noi parliamo di provincia, ok, ma noi abbiamo gli assessori provinciali, sono come dei ministri a Roma, sì, perché certo, abbiamo delle deleghe importanti in autonomia. È chiaro che devi arrivare in un posto dove non conosci le dinamiche e non conosci neanche il retroscena, quindi i primi 6 mesi bisogna... I bagni si riconoscevo, sì, perché so che arrivavi lì. Sì, ma i funzionari li conoscevi forse? No, non conoscevo. È meglio il bagno del funzionario. No, è chiaro che è difficile, e questo è difficile, però poi alla fine ti devi fidare un po' dell'intuito. Certo, sì. Però ho sempre pensato con la mia testa io. Quello sì. Infatti poi... Infatti, guarda i risultati. No, scherzo. Va no, bene. Ve la posso raccontare adesso, sì. Perché io sono corretto. Sì. La più grande figura. Sì. Mi è venuta in mente, perché ci stavo riflettendo. Dai, dammi 2 minuti in più. No, dai, sì. Praticamente. Segna in fattura. È successo, no? Nel mio percorso scolastico, che non ero bravissimo, no? No. A scuola. E praticamente mi chiamano come assessore alla scuola al Galilei, perché il preside andava in pensione. Che era il mio preside, che peraltro mi ha anche bocciato. E lui non è stata una brutta figura, per carità, però è stata una cosa che mi ha fatto sorridere, imbarazzante, ma era sorridente. E ha detto: ragazzi, io vi dico sempre, studiate perché volete diventare qualcuno. Poi c'è un caso particolare che è diventato capo della scuola. Quindi guarda, è stato un po' un momento carino. Puoi credere nei sogni e nell'impossibile. È anche un bel messaggio, nel senso che anche chi fatica più a scuola poi però può ottenere dei grandi risultati. Sì, non so quanti italiani sono
stati vicepresidenti della provincia in Alto Adige, pochi nella storia. Sì, non mi sono, si contano pochi. Io lo sono stato e quindi. Però ci vuole anche fortuna, certo. Ma la fortuna aiuta gli audaci. Cioè, mi stai dicendo che per essere assessore alla scuola non devi essere uno con dei mega diplomi? Ma io ce l'ho diplomi. Cioè, è stata una testata giornalistica che ha detto vettorato due punti, ha solo la terza media. Io poi ho chiamato il giornalista che ho sbagliato e ho detto: guarda, a dire la verità avrei anche la terza media. E da lì mi faceva delle citazioni dantesche per chiedermi scusa nei prossimi articoli. Tanto che hai dato la laurea, perché tu alla fine sei diplomato nonostante bocciato il prestito. Sì, certo. E anche con dei buoni voti, peraltro. Allora vedi con quanto ti sei, quanto era, 60? Però attenzione, è per Enel 60esimi, ok, 46, sto andando a memoria. C'era scritto bravo, però mi ha tolto tre punti per gli anni persi. Gli anni, ho detto. Non è il tuo anno, gli anni persi. Ho capito. Gli anni. Che però, sincero. Però è bello perché appena diplomato sei diventato assessore. No. È un bel direttore. È un meraviglioso persona. È un santo, è apostolo. Evviva il nostro direttore. Evviva! Evviva! Beh, le cose erano due, o uscivo diventavo preside, cioè quello discorso. Ma i tuoi genitori cosa volevano che facessi quando eri ragazzino? Cosa gli sei... Cioè, non no. Mica si immaginavano, no? Cioè, adesso non faccio Sinner che dice ringrazio i miei genitori, mi hanno dato la libertà. Ma immagino, però... papà, no? Mica si immaginava che tu diventassi vicepresidente della provincia, no? O sì? Sni. Quando eri ragazzo, dai. No, io... No, guarda, questa qua è storica, Un amico mi ha fatto vedere un filmato di Mirabilandia nell'89 che cantavamo, diciamo, un karaoke, eccetera. Quanti anni avevi? Quanti anni avevi? 89? 17, 18, qualcosa del genere. E a un certo punto lui fa il commento: dai, che questa qua ce la riguarderemo fra qualche anno. Mi faccio: no, perché quando sarò presidente della provincia sono riuscito, me l'ha fatto vedere. Quindi bello, non so se mi sono tirato sfiga o che cosa, però vabbè, uguale. Non sarai mai presidente, no, cioè, sei italiano. No, no, mio padre mi ha sempre lasciato la libertà di fare quello che volevo. Ma tuo padre ha votato per te in generale, che tu sappia? O è uno di quei passi al contrario che dice: il voto è segreto, io non ti aiuto, devi farcela da solo. Il voto è segreto, non lo so. Certo. Boh. Che ci curerei comunque, perché babbo. A volte è meglio non farsi domande. C'è un bel personaggio. No, sì. No. Mio padre è uno determinato. Poi adesso è sempre stato nel mondo del lavoro riconosciuto come un grande staccanovista, una persona molto ponderata, eccetera. Adesso è arrivato a una certa età che si può prendere la libertà anche di prendere posizioni anche magari distanti dalle mie. Sì. Con chi è che ti consultavi? Cioè, chi è quello che di cui ti fidi adesso, perché non è che sei finita, e di cui ti fidavi e sentivi lui quando veramente eri in difficoltà? Politicamente parlando? Sì, politicamente, sì. E perché proprio Trump? Cioè, quando poi... Con la maglietta sotto, sai? Quando poi... Ho mal di testa, prendi questa sperina, gialla, piccola, diversa. Cioè, che cacchio? Cioè, sembra uno sbottone. Beh, ecco, esatto, almeno noi parliamo di americani, almeno. Sì, sì, almeno. Non so, però non è che Salvini parli pochissimo dei russi, cioè adesso non le parla. Ma viene tirato in ballo, dai. Sì. Gli mettono le magliette. Io devo essere sincero, ho un rapporto di stima, di collaborazione con Matteo Salvini. Ma quale... tu chiami Matteo Salvini, quando c'hai un dubbio chiami lui? No, no, però ci siamo sentiti per alcune problematiche all'epoca quando ero commissario. Sì. La persona che più mi ha aiutato, se ho dei dubbi eccetera, devo essere sincero, è Roberto Calderoli. Ah, bene. Perché Roberto Calderoli è la quale ho un rapporto di stima, io direi amicizia, però... perché mi ha dato una mano anche sul personale, su alcune vicissitudini. È una persona al quale... lui è una persona molto pragmatica e ponderata, ti ascolta e poi ti dà sempre una soluzione. Poi lui fa sempre la battuta, perché il diavolo fa le pentole, io faccio anche i coperchi. No, però adesso, a parte la battuta, Roberto Calderoli è una persona che stimo molto e che, se si vuole un consiglio e un'analisi positiva o negativa, perché nei giudizi non li risparmia mai, sentivo lui. Come vedi? Via WhatsApp, eh? No, beh, certo. Non è che è un ministro, non è che vado a disturbarlo telefonicamente. È dietro però... le quinte che ti sta guardando. Come vede i leghisti nuovi lui? Cioè, la vecchia guardia della Lega, persone che arrivano dopo. Ma io su questo posso rispondere col suo percorso politico. Lui nasce con la Lega Lombarda, Lega Nord, ed è tuttora in questa Lega qua. C'è da sempre, no?
ed è nelle figure apicali del direttivo, quindi credo che credo che sia allineato con tutto il percorso. Okay, però c'è un po' di differenza tra i leghisti che c'erano quando la Lega faceva poco e quelli che ci sono adesso, dopo. Sono due analisi diverse, cioè il discorso è questo. La Lega bianchi, per capire. No, però la Lega nasce come movimento autonomista, sì. Mettiamola così. Sì, mettiamola così, va. Sì, no, è vero. No, sì, certo, certo. Poi c'era la Francia un po' più estremista, ma okay. Geograficamente autonomista. Geograficamente autonomista. È chiaro che se si vuole portare l'autonomia, però bisogna investire anche in altre regioni. Perché bisogna spiegare l'autonomia. Cioè, ad esempio, l'autonomia che sta portando a casa e vuole portare a casa e porterà a casa Roberto Calderoli, quella differenziata, bisogna fare anche un lavoro di sensibilizzazione anche per le regioni del sud. Perché non si sa perché l'autonomia è solo per il nord. No, lo è anche per il sud. Guardate, io faccio un esempio stupidissimo. Ci fosse l'autonomia differenziata, e ci sarà, nella regione Puglia, la Puglia... avrebbe un bilancio come la Lombardia, come la Lombardia, questa è la verità, però bisogna farla capire e quindi bisogna investire anche nel sud. Uè, da noi in Puglia abbiamo il Duomo anche lì, a Taranto. Sì. Io faccio il barese invece qua. Abbiamo due minuti. Il pugliese imbruttito. Perché uno dovrebbe votare per te? Gusti. Ma di solito uno si candida per farsi votare anche, no? Sì, beh, ovvio. Perché dovrei scrivere vettorato su quella T? Perché ho già dimostrato. Con due T, scrivere. Perché ho dimostrato quello che ho potuto fare per la mia comunità. L'ho dimostrato a Lives, l'ho dimostrato in provincia per la mia comunità e perché ho le idee ben chiare. Quella di, come ho già detto, rilanciare il senso d'appartenenza, perché è vero che siamo una città, ma è anche vero che siamo un paese, quindi difendere le nostre peculiarità e farci ecubare di più a livello provinciale. Ti ha danneggiato essere una persona buona? Ma buono non vuol dire essere scemo. No, a parte questo è il giudizio che do io in questo momento, però la politica non sempre buono significa che sia più facile, no? Però se si ha la coscienza pulita, si è a posto. Prego, se vuole chiudere. Ci riabbracciamo. Fish and chips. Fish and chips.